Come leggo in un articolo della Nuova Bussola Quotidiana a firma di Luca Volonté intitolato L'ossessione di Kamala Harris per l'aborto è un pericolo, ecco, Kamala Harris e Tim Walz rappresentano un pericolo reale, chiaro, certo, presente per i cattolici praticanti e le opere di istituzioni cattoliche del paese. Questo pericolo, ecco, i pericoli, il pericolo che rappresenta e rappresentano sia la Harris che Walz è indicato, ecco, con un lungo e dettagliato elenco dall'organizzazione Catholic Vote. In una lettera che è stata inviata ai vescovi religiosi, istituti e a tutti i cattolici e a tutti i cattolici americani. E quindi la candidata alla presidenza Kamala Harris il venerdì 20 settembre aveva pronunciato un vibrante discorso sul diritto all'aborto. Pensate un po', diritto all'aborto, diritto a sopprimere una vita umana innocente, un diritto inesistente, satanico. Ecco, questo è stato il suo primo discorso incentrato esclusivamente sui diritti riproduttivi in un mondo post-Roe contro Wade, da quando è diventata la candidata presidenziale democratica. Harris ha parlato a una manifestazione ad Atlanta, dove è stata circondata da sostenitori con cartelli, tra cui vi era una scritta: una donna su tre vive sotto un divieto di aborto di Trump, un riferimento agli stati che limitano l'assistenza sanitaria, riproduttiva, quindi da quando la Corte Suprema ha abrogato Roe contro Wade. Harris aveva, continua questo testo, Harris aveva organizzato l'evento sulla scia della devastante descrizione fatta dai giornalisti di ProPublica su due donne della Georgia, entrambe donne di colore, che sono morte dopo aver abusato delle pillole abortive. A smascherare la manipolazione abortista è scesa in campo l'organizzazione di Susan B. Anthony Pro Life America, che ha lanciato una campagna informativa, televisiva e digitale da 500 mila dollari per sfatare la disinformazione riguardante le leggi della Georgia che proteggono la vita del concepito e delle madri. Invece di scagliarsi contro la pericolosità mortale delle kill pills, cioè le pillole che uccidono, che pur non uccidendo sempre la madre, sempre uccidono il bambino che portano in grembola, Harris si è scagliata contro Trump, la Corte Suprema, gli stati a guida repubblicana. La Harris, quindi, sta, diciamo, lanciandosi in una campagna non semplicemente abortista, ma super abortista. Una campagna che, cari fratelli, ovviamente è contro la legge santa di Dio, è contro la legge naturale. E quindi questa donna si sta tirando addosso il santo e giusto castigo divino. Arriverà il castigo su di te, Kamala Harris, arriverà il castigo di Dio a punirti per il male che stai facendo, che stai portando avanti. Arriverà il santo castigo di Dio in questo mondo o dopo, ma arriverà e probabilmente arriverà già con queste elezioni. Signore
come sappiamo nella Sacra Scrittura, ha in abominio certi peccati e chi li sostiene in maniera così estrema come chi li sostiene poi, soprattutto chi si sostiene in maniera così estrema come Kamala Harris. Ripeto, arriverà il castigo di Dio su di te. Adesso questa donna cavalca la tigre, la forza di coloro che la sostengono, ma arriverà il momento che Dio giustamente attuerà su di lei la giusta condanna e il giusto castigo. Santissimo. Preghiamo, cari fratelli, perché questa donna si converta, perché la sua vita è nelle mani di Dio, che peraltro gliela può togliere da un momento all'altro. E lei si sta tirando proprio addosso il santo castigo di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.